Stadio, cosa è stato fatto? Te la ricordi ancora quella testa fasciata sporca di sangue, quella vittoria sul Bologna, sì. Quest'angelo Bregucci che chiamava i tifosi a incitare la squadra. Ricordi hai del nostro stadio? Io ho giocato anche a Mirabello. Sì. Come vecchio? Sì, però avevi l'altra maglia, non quella della regia. No, primo anno avevi la maglia della regia. Ho detto prima di ascolta, veniamo alla partita di oggi. Lo stadio è bello. Bellissimo. Anzi, questo è uno stadio per il calcio. Sono pochi stadi belli come questo. So tutta la storia di questo stadio, io conosco anche il cordone umbilicale. Di cosa volete parlare? Quello della partita di oggi, allora, un 1-1 giusto sostanzialmente, no? Sì, fondo di storia. Nel primo tempo, perché lì si è rischiato così tanto? Avete concesso la Reggiana 2-3 o così? No, abbiamo concesso, abbiamo regalato a diversi. Abbiamo sbagliato giocate in uscita, abbiamo sbagliato scelte, ha sbagliato un po' di proposta nella catena, ma loro si aspettavano, ma è tutto fisiologia, noi dovevamo essere un po' più cinici e cercare di andare un po' più sul concreto. Cosa devo chiedere a Emi, ragazzi? Non posso chiedere più, questi giocatori hanno fatto tirare lacrime nelle settimane. Dovrei dire che non è una sosta che viene al momento opportuno per i tanti risultati, però secondo me per noi viene nel momento opportuno perché siamo un po' al gancio. Però la partita è stata fatta bene, noi eravamo in testa alla classifica, penso che abbiamo cercato di onorare il campionato giocando da squadra che vuole fare cose importanti, quindi cerchiamo di fare un calcio di proposta, cerchiamo, poi sbagli. Noi oggi abbiamo concesso 2-3 palle gol con errori a metà campo e abbiamo la linea difensiva a metà campo. Giochi con una linea difensiva molto molto alta. Quindi, squadra corta, rischi però. Certo che rischi, è una scelta. Ma io mi aspettavo il Bregucci difensore che avesse un'impostazione di gioco molto più difensivistica, invece è una squadra estremamente propositiva. Perché io qui a Reggio Emilia ho imparato tanto. Io a Reggio ho chiuso la carriera da calciatore, l'ho aperta solo esclusivamente per le persone che io ho incontrato qui. Con ricordi anche nitidi, anche criticate, cioè, gente che fa la Champions League, io qui ho trovato persone meravigliose, professionisti di lei senza scomodare, una è nata a Reggiolo, una è nata. Celotti era, Carletto era il tuo allenatore, Carletto era il mio allenatore, ho ricordi meravigliosi dell'ambiente reggiano di quegli anni. Il secondo tempo, come se fosse il tempo? Sì, cioè, c'è da dire anche che tu hai la possibilità di mettere 6 gambe nuove perché sì, però lei sei partita proprio giusto, comunque la squadra che ha giusta molto più alta. Sì, prima la proposta è quella. Se la partita di Coppa Italia, due squadre si con la linea alta a metà campo. Per andare a cercare di fare una proposta di quel genere lì è necessario che tutte prenda dei rischi anche grossi, però penso la mentalità è voler cercare di giocarla sempre con tutti a ogni costo. Perderemo anche qualche partita che dovevamo pareggiare, ma cerco sempre di portare ai ragazzi non la vittoria, la mentalità per vincere. Bisogna andare a cercare di fare proposte, quindi l'hanno fatto bene fino a questo momento. Io quindi nel 2015 lo archivio facendo i complimenti ai miei calciatori per quello che hanno fatto, è la cosa che vado più orgoglioso, è, al di là dei punti e per le emozioni che hanno regalato sul campo. Angelo, mi dai un giudizio sulla Reggiana? Reggiana è già una squadra compatta, una squadra solida, non prende gol. È una squadra
che ha tante situazioni da andare a analizzare. Nel non prendere gol, praticamente ne ha preso la metà dei suoi gol in una partita sola. E quindi è una squadra molto robusta, è una squadra che gioca, perché comincia già da dietro a giocare. Io sono sicuro, la Reggiana in fondo al campionato la vedremo fra le protagoniste. Chi ha lì come avversario numero uno per la promozione? È veramente Cittadella? No, ma guarda, c'è chi si nasconde, che manifesta. Io penso che a Pavia vogliono vincere, io penso che a Bassano vogliono vincere, io penso che a Padova vogliono vincere, io penso che a Cremona vogliono vincere. Lo dici, lo stridi, lo sguai, di Cittadella Alessandro. La classifica è lì, ho detto ai tuoi colleghi di Alessandra, a me la classifica interessa a Pasqua, non ieri, oggi. Allora a Pasqua, se sono lì davanti e vedo lo striscione, e allora devo sprintare. Ma le condizioni per questo campionato è che tanti non lo dicono, ma te lo ripeto, queste sono città. Padova non può partecipare, deve vincere. Pavia deve vincere, Reggio Emilia deve vincere. Alessandria, noi siamo partiti e abbiamo fatto cose importanti, lo dicevamo quando eravamo tredicesimi in classifica, non oggi. Noi abbiamo una società che ha cercato di investire su un progetto per fare un campionato importante. Poi ci mettiamo che abbassando il pallone lo sanno fare, a Cittadella meglio ancora, perché vengono da 12 anni di Serie B. Penso che il gruppo sia di 7-8, 10 ne sono allargato, 7-8. Ok, grazie Angelo, grazie a voi. Ti lascio ai colleghi. E faccio l'auguri di buon Natale a tutti e alle vostre famiglie anche, grazie. Ciao Angelo.